Ciò a Lanciano, a Treglio, in particolare c'è una protesta per i cattivi odori, anche per una situazione che si protrae da molto tempo. Oggi ci sarà la conferenza dei servizi della regione. Quali sono i problemi e soprattutto qual è stata l'evoluzione? Ma questo problema sono anni che ci condiziona. Noi siamo residenti a Treglio, ma è tutto il comprensorio che viene interessato dalla problematica, perché sappiamo bene che gli odori, l'inquinamento, le polveri sottili e quant'altro poi viaggiano con le correnti. E per fortuna è subentrato un controllo degli accertamenti da parte del Tribunale di Lanciano, che anni fa, su segnalazione dei cittadini, ha fatto appunto delle verifiche e sono venute fuori proprio i dubbi che noi avevamo, cioè che la centrale lavorasse in maniera scorretta. Il Tribunale può fare la sua parte, perseguire i reati, ma non certo può discutere sulle autorizzazioni degli impianti. Le autorizzazioni si lasciano appunto in questa sede, qui che si gioca un po' la partita importante. Speriamo che i dirigenti, gli uffici preposti facciano un lavoro corretto, perché si tratta solo di far rispettare la legge, non di interpretarla così come fa comodo a alcuni imprenditori o a alcuni settori della società. Cosa chiedete voi alla Regione oggi? Di salvaguardare i diritti dei cittadini. In che modo? Facendolo chiudere oppure cambiando le regole? No, quella centrale e il sansificio non possono stare dove sono, perché sono a ridosso delle abitazioni. Non c'è nessuna legge che dice che un'attività del genere può stare a 20 metri, 50 metri da una zona residenziale.